Quando lessi il primo libro di Patrick Druot sulle vite passate, ho detto: ah, qua inizia a tornarmi qualcosa. Quindi, nonostante non avessi avuto io nessun tipo di esperienza, già quel tipo di informazione tecnica mi aveva quasi alleggerito. Ho detto: ah, allora ci sono queste vite qua e mi sembrava un po' tutto che tornasse qualche conto. Quindi il libro in realtà si può leggere in vari modi. Si può innanzitutto prendere come una storia e come io ho letto quel libro lì, o come se ne possono leggere altri, vedere se qualcosa che c'è scritto ci risuona e magari ci risveglia qualche ricordo. E naturalmente poi uno può crederci o non crederci, si può passare a un tipo di esperienza e quindi ricercare. Io sono andato principalmente col Morrow Institute, ma ho fatto anche altri tipi di esperienze, di corsi di sogno lucido. Ci sono davvero sciamanesimo. Chi si prende l'LSD, chi va a prendere l'ayahuasca, chi fa il sogno lucido, chi fa meditazione di mindfulness, cioè le strade sono 10.000 per arrivare a un qualche tipo di conferma propria, perché alla fine non è mai da credere qualche cosa, ma fare esperienza per confermare la credenza. Se no, si vede Certo. spesso che uno crede, non lo so, in Dio. Poi quando gli succede qualcosa di grave smette di andare in chiesa come proprio una ribellione come quella che era stata fatta, che era proprio un credo, un dogma, ma non un'esperienza. Invece mi è successo nella vita che giustamente anche a me è successo qualche lutto grave e avendo avuto quello come esperienza ho detto non posso neanche più lamentarmi e pensare che c'è pure quello, mi supporta e... Cioè c'è stata anche un'altra esperienza di cose gravi che succedevano che diceva, ok, allora si vede che questo in qualche modo, una parte di me sapeva che ci doveva passare, passiamoci, quindi no, se no poteva essere, ok, il mondo fa schifo, il mio Certo. destino non funziona e quindi esperienza, non credenza sarebbe l'ideale.